prenderà il via domani mattina alle ore 8, il primo viaggio di prova del filobus lungo la strada Parco. Lo prevede un'ordinanza del comune di Pescara, in particolare l'ordinanza numero 170 del 20 febbraio, a firma del dirigente comunale ai lavori pubblici Giuliano Rossi, che autorizza il transito dei filobus e della scorta tecnica. I viaggi di prova andranno avanti per 9 settimane, dalle 8 alle 19, a partire da domani, giovedì 22 febbraio, e comunque fino a cessate esigenze. È autorizzata inoltre l'attivazione degli impianti semaforici localizzati alle intersezioni stradali cittadine. L'ordinanza numero 170 non parla di pedoni e ciclisti, ma d'ora in poi i frequentatori abituali della strada Parco dovranno prestare molta attenzione e usare soltanto i marciapiedi e la pista ciclabile. Da domani, per evitare il rischio di ingorghi con le auto in fila ai semafori rossi per dare la precedenza ai 6 filobus, l'ordinanza prevede che la TUA, la società di trasporto urbano, provveda all'attivazione degli impianti semaforici come da ciclo programmato, garantendo la perfetta funzionalità degli stessi, e affigga manifesti informativi alla cittadinanza circa l'effettuazione delle corse di prova lungo il tracciato filoviario. Altra indicazione è rivolta alla Polizia Municipale affinché, avvalendosi delle proprie risorse umane e dei propri mezzi, provveda ad assistere alle operazioni e, ove necessario, alla regolamentazione del traffico cittadino lungo il percorso che seguiranno i mezzi filoviari tra il deposito TUA e via Castellammare. L'ordinanza non prevede limiti di velocità, ma secondo le indicazioni del direttore generale della TUA, Maximilian Di Pasquale, i filobus da 18 metri dovrebbero marciare a circa 20 km orari. La filovia da 30 milioni di euro, con una capienza di 134 passeggeri, collegherà lungo un percorso di 8 km e 150 metri il capolinea dei grandi alberghi a Montesilvano fino al terminal bus davanti alla stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Intanto questa mattina i tecnici stanno provvedendo all'ultimazione della segnaletica stradale con le strisce per l'attraversamento dei pedoni, nonché quello per separare le due corsie lungo la strada Parco.